Ciao a tutti e bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Omori. Nello scorso video sono tornato nel mondo di Sunny e sto ancora cercando di capire quale sia la differenza tra Omori e Sunny, ma per il momento siamo qui al parco per cercare l'album di fotografie di Basil. E sembra che tutti i nostri amici che conosciamo nel mondo di Omori siano reali e siano quindi nel mondo di Sunny anche in una certa maniera. O meglio, sembra quasi che il mondo di Sunny sia il vero mondo e non quello di Omori. Ad ogni modo, c'è una strana pianta qui che si muove, ma vediamo. Sì, sembra che Aubrey non sia qui. Aubrey è diventata una teppista, Hiro è a scuola a studiare, Kel, beh, è Kel e noi siamo Sunny. Inoltre, Kel ha detto che non ci vediamo da 4 anni, tantissimo tempo. Oh, aspetta, ti conosco. Ti chiami Charlie, vero? Ti ho visto in giro con Aubrey qualche volta. Sai dove possiamo trovarla? Aubrey ha rubato a Basil una cosa molto importante e dobbiamo riprendercela. Ah, l'ha rubata Aubrey, giusto. Anche questo ce l'ha detto Basil, sì. Dobbiamo riprendercela, vuoi aiutarci? Wow. Salve, chi è lei? Elvis? Chi? Cosa? Dove? Charlie, perché l'hai fatto? Ah, ma sono proprio Kelly e quello strano tipo con il coltello. Avversari degni per il grande e coraggioso Angel. Pentitevi, sciocchi, la vostra ora è giunta. Angel, non abbiamo tempo per queste bambinate. Vogliamo solo trovare Aubrey, sai dov'è? Cercate Aubrey. Interessante. Vi dirò quel che so, ma prima dovete battermi in uno scontro all'ultimo sangue. Scontro? Ma non voglio picchiare un ragazzino. Charlie non ha molta voglia, credo. Oh, invece sì. Si è messa in posa, ma no. Ma che cazzo? No! Charlie, sei enorme! Aspetta, non è che Charlie per caso era quell'amica che abbiamo incontrato al parco all'inizio del gioco? Boh, attacchiamo Angel, non lo so. Kel con il pallone da basket attacca. Sì, ma quanto male ci ha fatto con un attacco? Ehi. Oddio, forse ho delle abilità con Kel. Wow, mi ha sorpreso, Kel. Saresti un degno rivale per il mio maestro. Quindi non ci ha attaccato. Incoraggiamento e difendi. Lo attacchiamo normalmente, via. Oh, che schiaffo. Ma non ci ha fatto nulla. È triste, Kel. La pagherete cara. Charlie proprio, ne frega niente. Com'è possibile? Il mio addestramento non è servito a nulla. Maestro, ti ho deluso. Mi fa male alla testa. È iniziato tu! Molly! Noi! Va bene, Angel. Facciamo i seri. Abbiamo battuto te, Charlie, quindi dici dov'è Aubrey. E allora? Aubrey, beh, lei è da qualche parte a Faraway, almeno credo. Dannazione, Angel, non scherzare con me, oppure... Ma mi hai detto quello che sapevo, ovvero nulla. Ah, diccelo, dai. Altrimenti dirò a tutti di quella volta che hai bagnato il letto al campo estivo. Che cosa? Non puoi farlo, questo è barare. Comunque non so niente, lo giuro. Forse potete chiedere al mio maestro, il Maverick. Ma che il Maverick? Oh no, intendi mica, era quel tipo strano. Non so richiamarlo così, lo faresti infuriare. Va bene. Ah, penso di aver capito dove posso trovare questo mica. Volevo dire il Maverick. Oddio, ancora una volta dobbiamo combatterci. Oh, santo cielo. Ah, meno male. Alla piazza di Faraway doveva incontrare alcune ragazze lì per un appuntamento. Alcune? Come disgustoso, Kel. Vabbè, se non ti piacciono le ragazze, ok, però disgustoso, no. Anche no. Ah, ok, andiamo, bene. Ah, è certo. E poi gli ho detto, non è Maverick, è il Maverick. Oh, il Maverick, sei così simpatico. Wow, che storia appassionante. Ragazze, ragazze, vi prego, c'è abbastanza per entrambe. Io mi pensavo che avesse tipo uno stuolo di ragazze al seguito, invece no, sono solo due. Cioè, solo, nel senso, chi mi ha fatto credere chissà cosa, Angel invece. Ah, ma è proprio Kel, la mia arcinemesi.
Sei qui per dirmi quanto fai schifo, vero? Lo sappiamo tutti che tra i due sono il migliore. Michael, non ho tempo per queste cose, stiamo cercando Aubrey, per caso l'hai vista in giro? Basta chiamarmi così, ho ripudiato quel nome tempo fa. Dannazione, Michael, sei dove o no? Ancora quel maledetto nome. Come ti permetti di trattarmi come uno stupido? Io e il Maverick non accetterò questo affronto. Preparati a soccombere. Ragazze, guardate qui. Ci pulirò il pavimento con questo perdente. Ti prego, Michael, smettila di fare il pagliaccio. Non abbiamo tempo da perdere. Affronta, Michael! Non fare il codardo. Ah, stiamo per farlo sul serio? Ok, allora. Forza, Sunny, sconfiggiamolo. Guarda, è splendente. Oh, Kel, pietoso, sciocco. Non hai alcuna possibilità contro il Maverick. Beh, boh, vediamo. Ah, non l'ho, non ho ricaricato Kel. Si è arrabbiato Kel, accidenti. Wow. Beh, un Kel arrabbiato non va bene. E non ho snack con... Wow, ma quanta vita ha? Non male. Ma la battaglia è appena iniziata. Beh, dal mio rivale c'era da aspettarselo, ma devo avvertirti. Mentre stavi per le tue e facevi sport, ho perfezionato le mie tecniche proprio per questo momento. Non raggiungerai mai il mio livello di abilità. Ti batterò, Kel. Dunque, lui ce l'ha con Kel, quindi se io attacco con Sunny e mi riparo, mi difendo con Kel... No, fa sempre male. Di meno, ma fa sempre male. È tutto qui quello che sai fare? Sto solo usando il 10% della mia potenza e solo il 3% del mio cervello. Osserva la mia forma finale. Dov'è? No, mi sono ancora difeso per sbaglio. Ma ci picchia. Inizia a vantarsi dei suoi fan adorati. Va bene. Kel si prende cura di Kel. Wow. Ok, ora possiamo attaccare senza remore, dai. Eccolo qua. Aia. Anche perché sinceramente non so come posso curarmi in altra maniera. Forse posso comprare degli snack al negozio. Immagino ti stia pentendo della tua decisione. Sono troppo forte a differenza tua. Non sei altro che un perdente. Prima lo capirai e meglio è. È solo una questione di tempo prima che vi stanchiate. La mia vittoria è imminente. Lo ammetto, sono impressionato. Ma sei ancora lontano anni luce dal potermi sconfiggere. Quindi non mi serve il tempo ma solo la distanza, va bene? E ci siamo, eh. Oh, no, è impossibile, inverosimile, assolutamente inconcepibile. Dov'è la tua forma finale? No, no, non posso permettere che finisca così. E invece? Nessuna recalcitranza! Non posso arrendere. In effetti ha senso, però chi usa recalcitranza? Nessuno. Nessuna recalcitranza, non posso arrendermi ora. Abitanti della... No! Non lo fare! Non lo fare, no! No! Abitanti della Terra, prestatemi la vostra forza! Oh no! Attenzione, qui c'è un errore, eh! Onda energetica! Ma chi è questo tizio? È così strano. Non vale quei $10. $10? L'hanno pagato? Andiamocene. Sai perché se ne sono andate? Perché hai chiesto aiuto alla gente della Terra per fare l'energia sferica o Genkidama. E poi hai lanciato un'onda energetica. Ti rendi conto dell'errore che hai commesso, sciocco? Ho altri soldi. Ah, ha pagato lui. Ah, beh, cavoli, signorina, $10 per far finta di essere adoratrice di sto tizio. Ha una parrucca. Geniale. Michael. Non c'è nessun Michael qui. Per favore, non ti chiederò nient'altro per il resto della mia vita. Dicci semplicemente dov'è Aubrey e ce ne andremo. D'accordo, te lo dirò al mio caro Kel, ma ad una sola condizione. Dovrei chiamarmi Ilma... Ah, lascia perdere. Andiamo a cercare Kim.
Probabilmente saprà dove è Aubrey. Lei e Vance sono dei grandi amanti dello zucchero, quindi dovremmo andare a vedere se li troviamo in qualche luogo che venda dolciumi. No, poverino, è rimasto qui bloccato. Vabbè, ciao, Vado da Gino a comprare dolciumi, forse, o pizze. Eccoci al negozio. Conoscendo Kim e Vance, probabilmente saranno qui da qualche parte. Ah, quindi Kim e Vance, lui li ha pensati come quei mostri che abbiamo visto all'inizio gioco al parco giochi. Ehi, eccoli! Sbrigati, Vance, cerchiamo di prenderne il più possibile. Ehi, Kim, per caso hai visto Ombre? Ma è quel nerd di Cal! Forza, Vance, scappiamo! Fermi, dove state andando? Ma le avete pagate? Nerd, levati di mezzo, ma che vuoi? No, aspettate, non sono qui per fare la spia. Voglio solo sapere dove sta Aubrey. Aubrey? Non ne ho idea. E anche se lo sapessi, non te lo direi. Ah, ne ho abbastanza per oggi. Kim, facciamo un patto. Se mi dici dove è Aubrey, non dirò che state rubando tutte quelle caramelle. Ma così stai facendo la spia? Perché non ti fai gli affari tuoi? Se mi dici dove è Aubrey, non dirò nulla. Come undefined? Oh no. Prima che chiami la polizia, rimettete quelle caramelle a posto. Allegria, allegria. Ma come allegria? Vuoi le caramelle? Eccotele! Io sono entrato qui per comprare delle caramelle nel negozio, ma a quanto pare. Forza, avanza, andiamocene da questa discarica. Qualche giro lungo. Vi sta bene! Erano gli unici a cui potevamo chiedere dove è Aubrey. Dai, Sunny, seguiamoli. Scusa per l'attesa, raggiungiamo Kim e Vance. Ah, forse ha comprato le caramelle per Kim e Vance. Eh già. Sicuramente è così. Scusa, Vance. Niente caramelle per oggi. No, non di nuovo. Penso di essere in crisi di astinenza, ma ha la barba. Torniamo a casa e basta, dai. Di questo passo faremo tardi per cena. Fermi! Ho qualcosa per voi. Kel, ancora tu? Che cosa diamine vuoi? Diteci dov'è Aubrey e vi darò questa intera bustona di caramelle. L'intera busta? Volevo dire, non puoi corromperci con delle caramelle, per chi ci hai preso? Però è anche vero che non mangiamo caramelle da un'intera settimana e quel nerd ha un'intera busta con sé. Non dobbiamo neanche pagarla. Puoi chiedere almeno se dentro c'è qualche caramella mu? Le più buone. Basta, Vance, dobbiamo essere forti. Quando andremo a casa il papà ci darà tutte le caramelle di questo mondo. D'accordo. Ah, quindi i genitori sono divorziati. Kim? Vance, sto aspettando. Giammai! Come se accettassimo delle caramelle da un paio di nerd. Uff, sul serio? Ero sicuro che avrebbe funzionato. Stai solo perdendo tempo, noi ce ne andiamo. Aspetta, ti prego, Kim. Sei l'unica pista che abbiamo. Per favore, prendetela. Dentro ci sono anche le caramelle mu. Hai detto caramelle mu? Capisco. Questo cambia tutto. Volete sapere dove sta Aubrey? Risolviamo la cosa a botte. Se vincete vi dirò dov'è Aubrey, ma se vinciamo noi ci darete quella busta di caramelle. Aspettate un attimo, non c'è bisogno di combattere. La busta ve la darò comunque se me lo dite. Ma io voglio combattere. Forza in guardia voi due. È ora di fare a pugni. Ah, ma perché invece così tanto combattere? Bene, mi sa che non abbiamo scelta. Avanti, Sunny, ormai sai come funziona. No, che fighi! Ma sono fantastici! State in guardia, non perderò contro dei nerd come voi. Ma perché i nerd è un insulto per voi? Aia! Vabbè, ma Kel ce l'ho sempre debole. Niente, Kel mi sa che ci rimane a sto giro. Siete solo dei nerd. Aia! Kel è svenuto per forza. Boh, io continuo ad attaccare con Sunny, ma la situazione non è bella. Perché non gli faccio nulla. Ah, dai! Quanto male devi fare? Ok, con la calma ho recuperato un po' di salute. Sarà lunga sta lotta, sì. Mi piace il fatto che Vance abbia
un chupa chups in bocca che sembra tipo una sigaretta. Forte come dettaglio. Maledizione. E pensare che volevo solo un po' di caramelle. Ho vinto. Molto lunga, wow. Almeno 4 minuti ci ho messo, mamma mia. Ah, non riesco a credere che abbiamo perso. Aubrey non lo deve sapere. Dai Kim, torniamo a casa. È quasi ora di cena e mamma si arrabbierà se arriviamo tardi. Cavolo, andiamocene. Fermi! Dove pensate di andare? Abbiamo vinto, quindi dici dove è Aubrey. Oh, vero. Aubrey è in chiesa, quella vicino a casa sua. Eh? In chiesa? È la verità! Ora lasciaci in pace. Inoltre, se vi chiede chi ve l'ha detto, ditele che è stato Michael o qualcuno come lui. Avanti, che dobbiamo scappare. Sai come diventa mamma se facciamo tardi? Sì, giusto. Hai ragione. Andiamo. Ci si becca, nerd! Hanno preso la bustona di caramelle mentre non ero attento. Quei due hanno proprio la mano lesta. Oh beh, almeno ora sappiamo dove è Aubrey. A meno che non sia una trappola. Non riesco proprio a immaginarmi Aubrey in chiesa. Perché è una teppista? Ah, eccola la chiesa. Era in fondo a tutte proprio. Non capivo, non la trovavo. La vecchia bici blu di Aubrey. Ah sì. Cimitero. Ah. Va bene, entriamo allora. Bene, eccoci arrivati. Questo è l'ultimo posto dove mi sarei aspettato di trovarla. E ho ancora dei dubbi in realtà. Kim potrebbe averci detto una bugia. Vediamo se riesco a vederla senza entrarci. Mi sembra tutto normale. Sembra un ebreo in mezzo di un sermone. Oh, l'ho vista! È semplicemente seduta lì. Troppo strano. Non so, non vorrei disturbare, ma è anche vero che Aubrey è qui e l'abbiamo cercata per tutto il pomeriggio. Se la perdessimo di vista avremmo sprecato solo tempo. Ho deciso, entriamo, ma fallo prima tu, ok? Certo che entro in chiesa. Perché mai non dovrei? Wow, che coraggio. Beh, ormai non si torna più indietro. Avanti, facciamo silenzio. Eccola lì sulla destra. Andiamo a banco dietro di lei. Ah, devo per forza andare. Pensavo di poter avanzare ancora un po'. Aubrey. Aubrey. Ma cosa che... Che cavolo ci fate qui? Vogliamo che tu restituisca l'album fotografico a Basil. Ancora con quella storia, non sono affari vostri. Ah, davvero? Non sono affari nostri? Un tempo eravamo migliori amici. Quindi certo che lo sono. Kel, su una cosa hai ragione. Eravamo amici, ma ora non più. Quindi andate via. Sai, Mari sarebbe stata molto triste nel sentirtelo dire. Vuoi veramente metterla in mezzo? Non c'entra nulla con tutto questo. Poi, come se importasse qualcosa la sua opinione. Oh! Questo spiega la figura distorta che ho visto con Sunny la prima volta. Mari è morta. Aubrey, ma che diavolo? Cos'è che non va? Ho capito che ora hai nuovi amici, ma non puoi dimenticarti di quelli vecchi. I miei vecchi amici? Per me non esistono più. Esattamente come per loro non sono esistita quando avevo bisogno di aiuto. Quindi è per questo che ti comporti così? Quando Mari morì, ognuno aveva i propri problemi di cui preoccuparsi. Eravamo bambini. È stato difficile, lo sai bene. Pensi sia davvero così semplice? Cresci, per favore, e smettila di essere così ingenuo. E se anche fosse? Preferisco essere ingenuo che essere come te. Come hai potuto trattare così Basil? Sai quanto è importante l'album fotografico per lui? Veramente è importante per tutti, non solo per lui. Beh, proprio per questo non puoi rubarlo come se nulla fosse. Non l'ho rubato, perché continui a ripeterlo? Lo sto tenendo sicuro. Ma che stai dicendo? Appartiene a Basil e non ti lascerò stare finché non glielo tornerai. Ah, non
Non ti stanchi mai, vero? Quando Mari morì sei riuscito a voltare pagina così facilmente, quasi come se non fosse successo nulla. Sai perché vengo qui ogni settimana? Sto ancora cercando di trovare un po' di pace, un po' di conforto. Non parliamo da 4 anni. Sai quante cose sono cambiate, non ne hai idea. Tu e Sain avete questa fastidiosa presunzione di voler tornare all'improvviso nella mia vita e dirmi cosa fare. Scordatevelo. So che sono cambiate molte cose, ma sotto sotto so che la vecchia Obre esiste ancora. Quella vecchia Obre è morta con Mari e non tornerà mai più. Ok, lo capisco, sei arrabbiata. Se sono delle scuse che vuoi, ecco qui. Mi dispiace, ok? Sarei dovuto esserci per te quando avevi bisogno. No, non lo accetto. Non seguitemi più, per favore. Aspetta, ladra, dove pensi di andare? Devi ancora restituire a Basil il suo album fotografico. Che succede? Basil? Non è il ragazzo che Obre e i suoi amici lo stavano bullizzando. Ora si è messo anche a rubare. Ops. Kel, pensi di essere dalla parte dei buoni? Perché vuoi farmi passare per la schifosa bulla che se la prende con Basil? Non sai niente, niente di questa storia. E poi ti ricordo che sei insieme ad uno psicopatico che gira con un coltello da cucina. Obre, di quello possiamo parlare dopo. Ma stai zitto! Mi avete stancato! Sento, ho già detto che mi dispiace. Come se me ne facessi qualcosa delle tue scuse, inutili come te! Se pensi che sia cattiva, farò la cattiva! Ma sappi che l'hai voluto tu! Ah. Ma perché finiamo sempre nel metterci in questi guai? Sunny sempre me ne freghista. E mi pare anche giusto. Più che altro non è che è giusto, è che è il fatto che noi siamo il personaggio e quindi non dobbiamo avere uno stile particolare. Ma come si è vestita? Le pare in modo di presentarsi così in chiesa? Vediamo. Perché siete qui? Te l'abbiamo già detto! Sputa sulla mia scarpa, grazie. Ha un'arma con sé, qualcuno li fermi? Oddio, ho paura. Ma signora, ragazzo, chiunque sia, uomo, stai buono. Povero Kel. Che pensano di fare questi delinquenti? È un luogo di preghiera, non c'è spazio per le risse. È lei che vuole lottare qua dentro, io volevo andare fuori. Perché? Perché adesso? Basta, chiamo la polizia. Dove sono i loro genitori? Che Dio abbia pietà delle loro anime. Mi calmo. Prima se la prendono sempre con Kel, poi con me. Beh, è giusto, non c'è altro. Mio Dio, quanti danni ha fatto! Quella ragazza è una disgrazia per il quartiere intero. Non vorrei essere sua madre in questo momento. Non c'è speranza per una tipa come lei. Ma mi ha sconfitto ora. E vabbè, dà una zuccata a Sunny. Come vuoi tu, Kel. Hai ragione. Adesso lasciatemi sola. E se la sconfiggevo? Da quando suo padre se n'è andato, è così incontrollabile. Irrispettosa. Mi dispiace per sua madre. Certo che la gente proprio non sa quando deve stare zitta. Cavolo, so che negli ultimi tempi si è comportata male, ma non si merita questo. Forse questa non è stata una buona idea. Già. Non lo è stata. Più che altro vorrei parlare con tutti, ma Kel, è stata una lunga giornata. Ti dispiace se ce ne andiamo a casa? Ah, questa è casa di Obre? Ok. Butta l'album fotografico, immagino. Nonostante fosse importante per tutti. Hai visto anche tu? Obre ha appena gettato qualcosa nel bidone della spazzatura. Andiamo a controllare.
Non ci credo, ma è l'album fotografico di Basil! Non posso credere che l'abbia buttato nella spazzatura. Abbiamo fatto bene a controllare. Ma guardando il lato positivo, almeno adesso abbiamo l'album fotografico e ci abbiamo messo solo mezza giornata. Bel lavoro di squadra, batti 5, Sunny! Yeah! Dai, riportiamoglielo prima che faccia buio. Quando vedrà sarà così contento. Toc toc, siamo Ken e Sunny. Oh, ehi là, chi siete? Ciao, Basil. Oh, aspetta, ma tu chi sei? Ah, scusate, non mi sono presentata. Mi chiamo Polly, sono la tata di Basil. Ciao, Kel. Che cosa c'è? Ehi, Basil, abbiamo ripreso il tuo album fotografico. Davvero, ci siete riusciti? Wow, grazie. Ehi, piccoletto, non mi avevi detto che aspettavi degli amici? Mi piacerebbe venirvi a noi per cena? A quanto pare cucino sempre troppo per due persone. Cena? Sicuro sembra meraviglioso. Forza Sunny, cibo gratis. Però perché Basil era così intimorito di farsi vedere? Sembrava si stesse nascondendo. Fate pure come se fosse a casa vostra. Intanto vado a finire di preparare. È passato così tanto tempo dall'ultima volta che ho messo piede qui dentro. È molto più piante di quanto ricordassi. Ah, già, le adoro. Alcune di queste c'erano fin da quando eravamo piccoli. Wow, sono sicuro che dedichi loro molto tempo. Già, tipico di Basil, fiori e foto. Oh, mi è venuta un'idea. Ora che abbiamo nuovamente il tuo album fotografico, perché non ci riguardiamo le foto? Non ne ho molta voglia. Dai, è passato molto tempo dall'ultima volta che l'abbiamo guardato. Sarà divertente. Sicuro? Ok. C'è qualcosa che lo turba, come l'ultima volta che abbiamo visto l'album dentro la sua casa a forma di stivale. Ecco qui. Ah, la mia prima foto. Questo è Sunny, mio migliore amico, mentre prova il suo nuovo violino. Sta ricominciando a prendere lezioni così che possa suonare ai saggi con sua sorella Mari. È così entusiasmante. Solo Kel che si comporta da Kel. Così tanti, troppi cappellini da festa. Sunny che gioca ad un videogioco sul divano. Un po' timido ma sa ascoltare. Quando sto male mi sfogo sempre con lui. La sua presenza mi fa sentire al sicuro. A volte penso di dargli fastidio ma sono solo mie paure. Siamo tornati là parco ma Kel è ancora pieno di energie. Ha aspirato Hiro a braccio di ferro. Ma sappiamo tutti chi vincerà. Per favore Hiro, facci piano. Immaginavo finisse così. Mi dispiace Kel. Andrà meglio la prossima volta. Kel è ancora un po' infastidito per aver perso a braccio di ferro, così Hiro ha deciso di dargli un bacetto per fare la pace. Anche se Kel non sembra aver gradito l'idea. No, all'amore fraterno. Mostro a Sunny un libro che sta leggendo. Mari ha rubato la mia macchina fotografica e ha scattato la foto mentre ero distratto. Dovrei fare più attenzione alle mie cose. Foto mentre siamo sommersi dai peluche di Sunny. Ne ha così tanti e sono tutti così soffici. Vorrei poter rimanere qui per sempre. Mari sta insegnando a tutti come fare delle corone di fiori. Ecco Sunny e Kel che osservano l'esempio di Mari. È così carina, non è vero? Se solo anche lei la pensasse così. Hiro sta ancora facendo la sua corona di fiori. Ci sta mettendo un po' ma ha quasi finito. La sua persistenza è lodevole. Oggi piove tantissimo. In primavera è normale che si metta a piovere a caso. Aubrey mi ha chiesto di farle una foto con sua nuova impermeabile. Ed è il suo colore preferito, il rosa. Questo spiega i capelli rosa. Aubrey non vuole far riparare Kel sotto l'ombrello, ma lui non sembra importare. Dice che gli piace il sapore della pioggia. La pioggia acida, probabilmente. Solo Kel che si comporta da Kel di nuovo. Siamo andati da Hobbies. E il proprietario gli ha detto di togliersi l'impermeabile, dato che stava bagnando tutti i fumetti. Che figuraccia. La scuola ultimamente non ci dà tregua, ma oggi abbiamo finalmente trovato il tempo per stare insieme e andare al parco. Ecco Kel che fa dondolare le sue gambe da sopra un albero. È così bravo ad arrampicarsi. Vorrei essere coraggioso come lui. Oggi è il primo giorno delle vacanze estive, quindi volevamo festeggiare andando in spiaggia. L'anguria è il frutto preferito di Aubrey. Kel che si rinfresca con una dissetante arancia giù. Non dovrei avvicinarmi troppo, potrebbe bagnare la macchina fotografica. Purtroppo è solito rovesciare le sue bevande. Abbiamo seppellito Sunny nella sabbia. Ci abbiamo messo un sacco di tempo, ma per ora sembra si stia rilassando. Mi chiedo se più tardi gli servirà una mano per uscire. In ogni caso gli terrò compagnia. Oh sì, oggi Sunny compie 12 anni.
anche se io, Aubrey e Kel frequentiamo lo stesso anno di scuola, è più piccolo del gruppo. È per questo che dobbiamo prenderci cura di lui. Sunny regge un regalo enorme datogli da Mari e Hiro. Mi chiedo cosa possa essere. Non si capisce molto bene dalla foto, ma Mari e Hiro gli hanno regalato uno set gigante di blocchi da costruzione. Sunny sembra più interessato alla scatola, però. Si comporta proprio come Mewo, la nuova gattina di Mari. Sunny e Mewo non vogliono più uscire dalla scatola, così Kel gli ha messo dentro una ciotola di cibo. Penso che questa sarà la loro nuova casa. Oggi stiamo andando a caccia di insetti. Ecco Kel pronto a buttarsi sulla sua nuova vittima. Oh, c'è anche Sunny. Sembra un po' assonnato. Sono andato in bagno e quando sono tornato ho trovato questa foto. Kel dice di aver scattato questa foto per sbaglio, ma io non gli credo. Oggi è primo giorno di scuola. Io, Sunny, Kel e Aubrey ci siamo alzati di buon'ora. Aubrey è sempre così fotogenica. Ah, addio estate. Ci vediamo l'anno prossimo. E questo era tutto, a quanto pare. Tantissime. Oh, cavolo, sembra che manchino molte foto. Forse Aubrey le ha tenute per sé. Domani ce le riprenderemo. Ad ogni modo, guardate quanto ero basso. Da quando lui è partito per il college sarò cresciuto di almeno 30 centimetri. Non vedo l'ora che ritorni. Quest'anno finalmente sarò più alto di mio fratello. Comunque, Basil, non preoccuparti delle foto mancanti. Io e Sunny sistemeremo. Tu pensa solo a tornare felice senza pensieri. Ok, ti ringrazio, ci proverò. Scusate per l'attesa, per la cena ci vorrà più del previsto. Uno di voi sarebbe disposto a darmi una mano? Certo, ci penso io, me la caverò grazie all'esperienza fatta in cucina con Hiro. Oh, vediamo che sai fare. La cucina è da questa parte. Furbo, molto furbo Kel, davvero. Però salvo. Salvo perché ho giocato abbastanza, insomma. Sono andato avanti di un bel po'. Non so quanto verrà lungo sto video, ma ad ogni modo, amici, termina qui questo episodio. È stato bellissimo. Davvero davvero bello. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo episodio di Omori. In descrizione trovate tutti i link utili. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!